Grazie regia, ci siamo. Venerdì 30 ottobre 2020, penultimo giorno del mese di ottobre. Siamo quasi alle 7:20 minuti prima. Velocemente parliamo di Europa League. Come al solito, il mio caro amico Nicolino mi fornisce i risultati, visto che io la sera crollo subito a dormire. Partiamo ovviamente dall'anticipo delle 18:55, Milan-Sparta-Praga 3-0. Il Milan capolista nel girone H a 6 punti, segue il Lille a 4 che ha pareggiato in casa 2-2 col Celtic, perdeva 0-2, poi ha semi rimontato 2-2. Prossime partite, praticamente il Milan avrà l'incrocio cruciale il 5 novembre in casa contro il Lille, mentre il Celtic giocherà in casa contro lo Sparta Praga. È ovvio che il Lille andrà a San Siro in cerca di riscatto per cercare di fare i punti. Però, certo, da tifoso rossonero mi auguro che almeno un pareggio lo prendiamo, almeno manteniamo la testa della classifica. Bene, dopo il Milan passiamo al Napoli che finalmente ha vinto in casa della Real Sociedad, seppure con un gol. Invece la Z, seconda vittoria di fila 4-1. 4-1 in casa contro il Rijeka, quindi AZ Alkmaar a 6 punti. Napoli e Real Sociedad a 3, Rijeka 0. Prossime partite, Real Sociedad AZ Alkmaar il 5 novembre, Rijeka Napoli. Certo, il Napoli dovrà, anche se giocherà di nuovo in trasferta, dovrà cercare assolutamente di vincere nuovamente. Certo, Rijeka dopo due sconfitte di fila vorrà cercare di fare risultato, però saremo a vedere. Chiudiamo quindi con Roma CSKA Sofia. Qui sia la Roma che il Cluj hanno pareggiato, quindi entrambe le squadre mantengono la testa della classifica. Il Cluj 1-1 in casa contro lo Young Boys, la Roma appunto 0-0 contro il CSKA Sofia. Prossime partite Roma-Cluj, quindi scontro determinante per la classifica. Altra sfida Young Boys CSKA Sofia. Quindi per questo video è tutto, tanti saluti dal mio amico Nicolino e da me. Ciao, alla prossima, ciao!